per presentare un evento che si terrà il 14 novembre 2014, cioè venerdì prossimo, e la The Leadership Day, che è stato ideato e organizzato dalla nostra consigliera della sezione per quanto riguarda la Commissione Formazione, Sviluppo e Impiego, Manuela Lovacco. E in qualità di Presidente della sezione di Capa, io mi limiterò soltanto a dire poche notizie sulla nostra associazione. La nostra associazione è un'associazione di genere che è rivolta a realizzare iniziative culturali, attività formative e anche a essere portavoce presso le istituzioni, a promuovere leggi, riforme e quant'altro possa favorire la donna, essendo appunto un'associazione di genere. Però questo sarebbe alquanto riduttivo, perché tutti gli eventi e tutte la nostra operosità in generale non è rivolta soltanto alla donna, ma è rivolta al benessere di tutta la società. E così anche l'evento che andiamo a vivere. Dico vivere perché sarà un evento che si prolungherà per tutto un pomeriggio e una serata. La FINAPA è un'associazione vecchia, quindi ha un'esperienza di 80 anni e le attività oggi si sono molto modernizzate. Qualche anno fa era impensabile di poter avere una manifestazione come quella che andremo a vivere oggi, e tra parentesi abbiamo anche vissuto in altre due giornate nel mese di aprile scorso, sempre sulla comunicazione e sulla formazione. Cosa tratteremo in questa giornata? È una giornata di formazione appunto alla leadership, cioè qualsiasi persona, ecco perché la manifestazione è rivolta a qualsiasi persona di ambo i sessi, di qualsiasi età, che abbia intenzione di intraprendere un'attività oppure che già abbia una propria attività e che voglia migliorare il suo atteggiamento, il suo comportamento e di conseguenza la produttività. Essere leader è un compito molto molto difficile. Tra virgolette, io forse lo sto vivendo in questo periodo, perché in questo periodo io vivo come leader della FIDAPA, e poter ottimizzare qualsiasi risorsa che si ha in azienda o nel gruppo sociale di cui si appartiene è molto molto difficile. E ecco perché abbiamo il piacere di avere un formatore noto a livello solo nazionale, no, comunque è un formatore molto esperto, ed è il signor Fabrizio Olla, che appunto verrà a sostenerci e a istruirci in questa giornata. Ora, per quanto riguarda la programmazione specifica delle attività del 14 novembre, passo la parola all'ideatrice Manuela Lovacco. Allora, io ringrazio innanzitutto la FIDAPA, cioè la Federazione Italiana Donne Professionali Affari, di cui faccio parte da poco tempo, perché dà la possibilità oggi a noi donne di esprimerci un attimino anche in maniera diversa, ed essendo praticamente da poco varcato praticamente quella che loro chiamano la soglia delle young, cioè le giovani donne che vanno dai 18 ai 35 anni,
per me è stato importante in questo progetto creare qualcosa soprattutto per appunto le IAND, quindi per le giovani. Il corso che si terrà praticamente venerdì è diciamo l'inizio di questo anno 2014-2015 che è racchiuso all'interno di un progetto che si chiama la Scuola dei Mestieri. L'anno scorso abbiamo cominciato praticamente questo progetto con un evento che è stato Concertazione, dove il Comune di Battipaglia ci ha ospitato piacevolmente in piazza. Dopodiché praticamente abbiamo trascorso le prime due giornate con Fabrizio all'interno del Cinema Bertoni, sempre parlando di comunicazione, e nel corso dell'anno praticamente si sono svolti una serie di corsi, come il corso di modellista che è stato tenuto dalla professoressa Anna Serrello, il corso di erborista che è stato tenuto dalla dottoressa Maria Pia Cucino. Quest'anno abbiamo deciso di cominciare nuovamente l'anno con Fabrizio Olla, che ci introdurrà in quello che è un tema oggi molto importante, cioè la leadership. Comunicare e agire da leader. Oggi non tutti quanti siamo già pronti a comunicare in un determinato modo, però è il futuro. Il sapere che anche in piccoli gesti, in piccoli movimenti che noi facciamo o nel semplice linguaggio di tutti i giorni comunichiamo continuamente con le persone deve essere per noi alla base. La formazione all'interno della FIDAPA è sempre stato un cardine importante, quindi anche per questo io ho sposato appieno diciamo il motto della FIDAPA. Abbiamo dato un titolo a quello che vuole essere il nostro percorso formativo, e sarà l'importante non è cercare se stessi ma creare se stessi, perché io credo che la base per ogni essere umano sia la formazione, altrimenti anche nello Stato italiano non si comincerebbe ad andare a scuola o all'asilo a 3 anni La giornata sarà divertente, perché per chi conosce o chi ha già visto Fabrizio sa che anche un momento di formazione può essere simpatico, divertente e motivante, quindi io invito sinceramente tutti, ma dal più piccolo al più grande, a partecipare, perché sicuramente dopo questo pomeriggio praticamente saranno proiettati in un modo diverso di fare formazione. Subito dopo e anche in quella giornata verranno presentati poi tutti quelli che saranno i corsi che la FIDAPA mette a disposizione gratuitamente per tutta la popolazione, quindi ci saranno nuovamente corsi di erborista, corsi di art e design, corsi di fotografia, corsi di comunicazione per continuare il percorso di comunicazione, corsi di marketing, quindi saranno aperti un po' insomma vari tipi di corsi con degli esperti ovviamente del settore che verranno a formare chi si vorrà formare gratuitamente. Penso.